E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi iniziamo così, iniziamo con questo, come dire, questo manifesto del sentiment della giornata. Bitcoin all time high, Ethereum all time high, Luna all time high e cielo duro, chiaramente. E fiat all time low, perché inflazione galoppante, cosa che ha catalizzato, insomma, l'ultima fase rialzista di Bitcoin stesso, proprio dopo l'annuncio dell'inflazione folle negli Stati Uniti, che è arrivata al 6,1, mi pare, 6,1%, che è un record dagli anni 90, pensate voi, Bitcoin si è dimostrato essere un hedge, o almeno si è comportato come tale, un hedge contro l'inflazione, cosa assolutamente, come dire, nota già secondo me ai più, perché io l'ho sempre visto come tale, vista la sua scarsità, è diventato un po' il nuovo oro. Lui e l'oro sono sempre i due beni principalmente inversamente correlati all'inflazione. Comunque, al di là di questo, come vedete, abbiamo un bello all time high fresco fresco di Bitcoin che continua senza troppa FOMO, tra l'altro, perché io non so voi, ma non mi sembra di essere ancora in piena FOMO, non vedo ancora quella follia che c'era, ad esempio, a marzo, aprile, vi ricordate? Lì era veramente, sì, eravamo arrivati a livelli totalmente ingestibili. Adesso siamo a una situazione un po' più normale, non lo so, forse aspettano tutti i 70-80k per comprare, poi faranno tutti all-in giusto al massimo storico, vediamo. Fatto sta che la cosa a me non dispiace, mi piace molto di più una situazione come questa che una follia da marzo-aprile, che poi iniziano ad arrivare cani, gatti e altri animali che chi più ne ha più ne metta. L'indicatore shitcoin ormai è diventato un nuovo indicatore dell'analisi fondamentale, finalizzato a capire quanto possiamo essere lontani o vicini dal top. Oggi comunque ho un sacco di cose da condividere con voi, sicuramente ne avrò anche dimenticata qualcuna perché sono talmente tante che ne ho scelte meno di quelle che avrei dovuto, ma voglio dare il dovuto spazio anche alle vostre domande. Tra l'altro lasciatemela tirare un po' perché sono riuscito appena prima di questa live a fare pure il video per domani, che sarò a Milano al Blockchain Forum Italia, insomma, a fare un piccolo intervento e sarà, insomma, una cosa un po' diversa dal solito, quindi non sarò qui a fare video, ma vi ho preparato, ragazzi, un video sull'analisi on-chain che è una super figata, me lo dico da solo, mi faccio la pacca sulla spalla da solo. Comunque, oggi cosa abbiamo di bello da dirci? Allora, iniziamo con un po' di metodi di farming, guadagno e cose del genere. Non abbiamo più parlato tanto di DeFi ultimamente, ma perché di fatto sono abbastanza fermo sui soliti farm, per quello non vi aggiorno, non per altro. Abbiamo allora su Bybit c'è un sacco di roba in questo periodo, infatti ve lo sto shillando un po' più del solito. Vi dico un segreto: il mio preferito di exchange rimane sempre FTX. Spero che Bybit non mi senta, se no mi toglie il referral link. Però in questo periodo su Bybit ci sono cose veramente interessanti, come i launchpad, li ho scoperti da poco e chiaramente ho missato clamorosamente il primo launchpad, non mi ricordo più neanche come si chiamava, ma era vabbè, non lo troverò, no, view more, vediamo, eccolo qua, CBX. A parte Bit, che vabbè, BitDAO lo seguo dalla sua vendita iniziale su SushiSwap e ve l'avevo condiviso. Questo CBX, che era stato venduto al prezzo iniziale di 0,03 Bit, che al tempo valevano, mi pare che fossero sull'1,60. Adesso, se andiamo a vedere quanto vale, ci andiamo a vedere dopo, no, andiamo a vederlo adesso. CBX ha fatto dei numeri folli, folli, completamente folli. Allora, vediamo se lo ritrovo. CBX, 1 dollaro. Ah, però aveva pompato fino a 1,70. Beh, comunque direi che ha fatto dei numeri abbastanza interessanti considerando che era 0,03-0,04. Quindi ho capito che è meglio tenerli d'occhio questi launchpad e quindi questo Ginopez io proverò a vendere l'anima al diavolo pur di partecipare, anche perché è un giochino di cui abbiamo già parlato un po' di tempo fa, un play to earn su Solana, move to earn, quindi un concetto credo simile, boh, a Pokémon Go, qualcosa del genere, e penso ci sia un'hype galattica, stellare. È venduto a 0,8 e quindi, vabbè, ci si prova, non ci si riesce, vediamo. C'è una
cap totale per user di 500 e il metodo è il solito, quindi alla Binance per capirci, con la lotteria, però al posto dei BNB qua usano i BIT. Ormai BIT è diventata la sua exchange coin, possiamo dire, ed effettivamente BIT sta anche abbastanza aumentando proprio anche a causa di tutte queste iniziative che stanno facendo. Stavo guardando prima che era $3, mi pare, era arrivata a 3, sì, poco più di 3, e anche il grafico non è malaccio. Comunque, al di là di questo, non è l'unica cosa che c'è su Bybit, perché c'è anche questa promo, un launch pool, l'hanno chiamato launch pool anche loro, con V, che tra l'altro è interessante. V, non lo conoscevo, l'ho scoperto grazie a questo, è come dire una sorta di aggregatore di liquidità che minimizza poi l'impatto sull'utente, quindi basse fee, quasi zero slippage, molto valido, magari ne parleremo, ma non oggi e non ora. E in sostanza ci sono dei launch pool dove si può partecipare o in BIT o in V direttamente e andare a spararsi degli APY tutt'altro che scarsi, sia in V che in BIT, e in più ci sono anche un po' di bonus per su Bybit pagati in USDT. Però V e BIT sono coin che ricevete, potete prelevare quant'altro, mentre gli USDT sono in bonus, trading bonus, quindi non prelevabile ma utilizzabile per fare trading su Bybit stesso. E poi c'è lo staking di BIT, vabbè. Ah no, poi altra cosa carina, c'è questo quiz dove c'è un price pool di 50.000 V. E se rispondete a tutte le domande correttamente avete una quota, cioè è distribuita tra tutti coloro che rispondono bene a tutte le domande, e i 50.000 diviso ugualmente per tutti, quindi carina come iniziativa. Non si parla di milioni chiaramente, ma insomma non si butta via niente, dai, a cavallo nato, come si suol dire. Allora, poi chiudiamo la parentesi Bybit e apriamo la parentesi Binance, che introduce anche lei, anche lui, anche esso, un altro launch pool, quello del Manchester City Fan Token. Ormai siamo in piena FOMO, è Fan Token Season, ok? Questo però non è un fan token di Binance, ma è uno di Chiliz, on the Chiliz chain. E quindi poi non so se verrà integrato, se verranno integrati anche quelli di Chiliz sulla piattaforma di Binance o no, magari scopriamo che Binance ha acquisito Chiliz, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Ma qua si farma, chiaramente si farma alla grande. A partire da domani per un mese si farma con i soliti pool, quindi BNB e BUSD e anche CHZ, visto che c'è di mezzo Chiliz. Il solito, io farò il solito approccio, ovvero farmo fino al listing. Non ho visto quando è il listing, a dire la verità, forse c'è già, tra l'altro. Ho Will List, eccolo qua. Sì, l'ha listato oggi. Beh, da vedere l'APY, comunque, dicevo, perché se non è listato io di solito farmo e dumpo il giorno 1. Se è già listato vado a vedere quello che è l'APY, e di solito comunque i launch pool hanno l'APY migliore, e quindi questa è un po' la ragione che mi spinge a operare in questa maniera. Poi ancora basta, questo l'abbiamo visto, questo non ci interessa, il mio fantastico referral link di Bybit, che a proposito ve lo lascio in descrizione, lo volevo, era aperto per copiarlo e incollarlo. Poi ecco, questa sì che è una bomba atomica, ragazzi. UST oggi, cioè Terra USD, questa è la market cap, non il prezzo per fortuna, altrimenti ci sarebbe qualcosa che non va, visto che è una stable coin. Market cap verticale, per quale motivo? Per un semplice motivo: il fatto che oggi è passata la proposta del burn dei Luna nel community pool per andare a creare nuovi UST da dedicare al pool di Ozon. Ozon è il protocollo di insurance nativo Terra, che verrà gestito da Risk Harbor, che è insomma un altro protocollo di insurance già attivo, protocollo di insurance algoritmico, quindi non vuol dire che c'è, ad esempio su Nexus Mutual, quando supponiamo che tu hai fai una protezione da uno smart contract, lo smart contract viene bucato, tu fai il claim, quindi dici ho diritto, voglio aver diritto alla mia protezione, loro cosa ti dicono? Bene, ok, esaminiamo il tuo caso, votiamo, c'è una DAO, bla 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 bla. Mentre qua cosa succede?
ci sono delle condizioni in Risk Arbor: se UST va sotto a 0,95 per tot tempo scatta la copertura, senza se e senza ma, senza voti, claim e palle varie, direttamente così algoritmico, e verrà implementato esattamente questo sistema in Terra, quindi in Ozon, che coprirà i protocolli Terra, quindi si va verso sempre una maggior sicurezza, sapete come la penso, e la supply di UST dovrebbe crescere, è stata stimata, di circa 4-5 miliardi, non male, e sono bruciati 88.6 milioni di Luna, e infatti Luna ha spinto pure oggi. Non era una novità di oggi, non so, non c'era motivo di pompare oggi, ma si sapeva già da tempo, però oggi ha pompato lo stesso. E tra l'altro questo dovrebbe impattare positivamente anche sullo staking di Luna, perché c'è meno supply in circolazione. Poi, attenzione anche a questo, perché abbiamo Neon Labs che sta sviluppando la EVM su Solana, Ethereum Virtual Machine, quindi compatibilità con gli smart contract Ethereum su Solana. Questo vuol dire Aave Protocol coming to Solana, ad esempio, detto da Stani, che è il fondatore di Aave, quindi non è che l'ho detto io. E poi anche altri protocolli, cioè la DeFi su Ethereum potrebbe migrare anche su Solana, questo sicuramente non è male, ecco. Ultimissima cosa, con tanto di scillata annessa, ve lo annuncio, ve lo preannuncio già perché così siete pronti, BlockFi, in realtà parto dalla notizia, che è una notizia interessante, perché BlockFi è una delle aziende che sta lavorando meglio con i regulators, no? Con la SEC, con tutti i vari, come dire, le varie autorità statunitensi, e ha proposto anche BlockFi il suo ETF spot. Quindi BlockFi, vista la reputazione che ha e visto come lavora, insomma, non escludo che potrebbe fare da breccia, da apriporta per questa cosa, ecco. Quindi io ripongo grandissima fiducia in ciò, la corsa agli ETF spot continua, è il nostro, come dire, l'aspettiamo sempre con molta ansia il primo, per avere un'altra scusa per essere bullish, come se non ne avessimo già abbastanza, e qua parte la scillata, amici miei, mi dispiace, ma BlockFi è anche una gran bella piattaforma CeFi, proprio per soprattutto la sua autorità e il suo lavorare bene con i regulator, la sua reputazione è forse la più sicura o quasi in assoluto del mondo CeFi, con dei tassi tra l'altro che sono aumentati nel mese di novembre, siamo arrivati al 9,5% su USDT, che non è affatto male, è veramente un buon tasso visto comunque il livello, ripeto, reputazionale di BlockFi, e soprattutto col mio referral link avete il bonus fino a $250 in Bitcoin in base, eccolo, tac, a quanto ammonta il primo deposito. Quindi vi registrate col mio referral link, che chiaramente è sempre in descrizione, non manca mai, e fate la registrazione, il primo deposito, in base a quello ottenete un bonus in BTC tutto vostro, con cui potete fare quello che volete, quindi tenerlo lì a rendita, prelevarlo, damparlo, quello che vi va. Bene, ho finito con la mia turbo scillata e doppia scillata oggi, Bybit e BlockFi, ragazzi, sto veramente peggiorando, dovete darmi un freno, altrimenti qua fa un po', metto, non lo so, qua sul muro dipingo il referral link anche lì. Comunque dai, ci scherziamo su perché ci piace così, e adesso tocca a voi. Tocca assolutamente a voi, vediamo, partiamo con un po' di domandozze. Ciao Luca, hai visto Metal Swap, il nuovo progetto lanciato da Tiziano Tridico? Che ne pensi? Guarda, io ho massima stima e massima fiducia in Tiziano, quindi sono assolutamente bullish sul suo progetto. Ha un perché, tra l'altro, cioè non è la classica shitcoin che dici vabbè sì, facciamo una coin su BSC, facciamo finta che c'è una DeFi dietro, no, non è una shitcoin, c'è veramente uno use case interessante, chiaramente è un progetto nuovo con tutti i rischi che comporta, però i numeri secondo me ce li ha, non è una shitcoin, se mi stai facendo questa domanda. Io massima stima, massima fiducia. Poi, ciao Luke, su Binance posso partecipare contemporaneamente ad un launch pool e launchpad? Ah, poi a proposito di MetalSwap, adesso mi pare non ci sia ancora il white paper, semmai poi lo esaminiamo più nel dettaglio in futuro, ok?
Partecipare contemporaneamente ad un launch pool e un launchpad? Io ti direi di sì, mi pare proprio di sì, non ci vedo nessuna controindicazione, se hai abbastanza BNB, chiaramente. Ti segnalo il rilascio di un fork di Olympus Wonderland su Harmony. Il team che c'è dietro è quello di VenomDAO, quelli che hanno sviluppato VyperSwap e CobraSwap. La piattaforma si chiama Euphoria. Il token è WAGMI, fantastico. Cosa ne pensi? Cosa devo pensare? No, oggi vi faccio vedere cosa ho visto. Allora, quello che vi sto per mostrare non è adatto ai bambini di età inferiore a 40 anni, probabilmente. E non è chiaramente un consiglio finanziario, ok? Scritto grosso come una casa. Guardate, questo è un altro fork di Olympus DAO, Wonderland e simili. Siete pronti? Qua ci vuole una risoluzione importante dello schermo per vedere questo APY tutto in una volta. Ovviamente non vi venga in mente di fare APIN, degen che non siete altri, però stanno nascendo veramente come funghi queste cose, ormai è totalmente folle, totalmente folle. All in, tutti all in, no scherzo, stavolta non ci ho neanche messo il cippino. È anche calato, sì, l'ultima volta che l'ho visto c'era qualche zero in più. Allora, qual è secondo te il metodo migliore per mettere a rendita Luna? Secondo me su Nexus, ora come ora, su Nexus abbiamo un bellissimo Vault Bluna, 8% di APR, niente male. E poi se si vuole mettere Nluna Psi in farming, c'è un APR anche qua che di sicuro schifo non ci fa. Però ci esponiamo a Psi per la metà, quindi attenzione, siatene consapevoli e c'è impermanent loss. Se vogliamo soltanto holdare Luna e non pensarci più, tac, su Nexus 8%, altrimenti c'è lo staking. Secondo me questi due sono i due metodi migliori, un po' in staking e un po' di qua su Nexus che utilizza Anchor, ok? Borrow più Earn. Sono i due metodi più migliori, licenza poetica. Poi, ciao Luca, ma Phantom con la F? Sì, con la F, non è Phantom. Spero che mi leggerai. So che ricevi tanti messaggi. Qua ha provato a impietosirmi, ma poi è uscito con la bomba. Se leggi, mi faresti per favore un'analisi tecnica su Samoyedo Coin? Grazie mille. Guarda, a me piacciono come razza di cane, però la coin credo che non la toccherai neanche per sbaglio, sinceramente. Ciao Luke, nei percorsi one-to-one tratti anche il trading? Grazie, ti voglio bene, anche se ti avevo shillato Popsicle 8 mesi fa e non mi hai cagato. Ti chiedo scusa, ma forse perché non l'avevo ancora approfondito. Io di solito mi muovo con molto scetticismo fino a che non ci sbatto un po' la testa. Riguardo al one-to-one, sì, c'è anche il trading volendo. Si tratta anche quello, anche da un punto di vista strategico, quindi come approcciare in maniera consapevole e quant'altro. Però consiglio sempre, prima di richiedere i one to one che comunque puntano a essere ad alto livello, di studiare voi coi contenuti che metto a disposizione, perché teoricamente dovrebbero essere più che sufficienti, no? Il one to one serve a chi vuole quel qualcosina in più che magari il dettaglio, il suo dubbio personale, oppure tutto compattato in poco tempo, no? Perché non ha tempo di seguire tutti i contenuti, allora ha un senso, ma altrimenti davvero, cioè è un in più, vedetelo come un in più, non un al posto di. E detto questo, beh, se vi interessa, ogni tanto parte la mail nella chat, dovete scrivere lì, per chiedere. Comunque voi chiedete pure e insomma, vi sarà risposto a tutte le domande, i dubbi. Dunque, allora, ogni tanto c'è qualche shitcoin tutta italiana, l'ho letta, ma io salto proprio la domanda perché non voglio neanche farla conoscere, neanche per sbaglio. I corsi DeFi per principianti li sto finendo di strutturare, ragazzi. Un pelo di pazienza, arriva, giuro che arriva. Giuro che arriva. Dunque, ma se sbaglio, ma non è meglio il 23% della distribuzione su Anchor per Biluna senza borrow? Su Anchor senza borrow? Piuttosto che l'8% su Nexus? Su Anchor per Biluna senza borrow? Come si fa senza borrow? Biluna lo collateralizzi e la distribuzione, cioè se tu non fai il borrow non ti danno nulla, eh? No, non funziona così.
Ciao Luca, sai come funziona la promo di BlockFi? A chi fa un trade di almeno 100 dollari può vincere una parte. Sì, è vero, il trade su BlockFi però ha un po' di spread, quindi ci sono un po' di commissioni. Sì, c'è una promo, è vero che se si fa un trade di almeno 100 dollari si vince una parte di premio. Non l'ho mai shillata perché sinceramente non, ve lo dico davvero. Con onestà, non vi incentiverei a fare i trade su BlockFi, anche se vi shillo le promo, non, cioè, in questo caso c'è troppo spread, cioè non conviene, ve lo dico con sincerità, contro il mio interesse da shillatore. Poi, dunque, hai dato un'occhiata a Remarkable, token di Gove? Sì, non sei il primo a dirmelo. Ringrazio ancora VeChainHolder per averlo segnalato mesi fa, hai ragione. No, io non, purtroppo sono rimasto indietro. Purtroppo no, purtroppo no. Elk Finance ti permette di spostare fondi da 14 chain verso Kronos e farmare anche senza in permanent loss. Interessante. Me l'avevate shillato, non mi ricordo dove, ma non è la prima volta questa. Poi, ciao, sto cercando di pianificare il portafoglio come hai fatto vedere tu. Effettivamente inizio già a vedere i risultati. Ho fatto 75% Bitcoin, 12% Ethereum, 5 Luna, 5 Solana, 3 FTT. Che ne pensi? Guarda, è troppo simile al mio, forse. No, io ovviamente, cioè, penso che sia un gran bel portafoglio, ma perché è pressoché uguale al mio. Mi raccomando, non fare copia e incolla, però fallo, cioè ragionalo. A me piace. Perché staresti distante da Samoyedo Coin? È un parere dovuto nello specifico a questa o in tuo giudizio su tutte le meme coin? Ragazzi, dai, no, me lo chiedete pure, cioè, non capisco se mi state trollando oppure no, ma le meme coin già io le tollero molto poco perché sono il modo migliore di buttare via soldi. E poi, seppure tra le meme coin vai a cercare quelle. Non lo so, i cloni dei cloni dei cloni, allora fai prima veramente andare in tabaccheria e 8, 5, 12, 24, 32, 80. Cioè, secondo me è meglio così. Poi, hai visto l'intervista di Daniele Sesta su Frog Radio? Sì, fantastica, ragazzi, fantastica. Ha parlato del futuro di Wonderland. Con la Treasury vuol creare una DAO, sì, e ho visto che vuole finanziare anche robe inerenti agli esports, insomma, ne vuol fare di cose. A me il mio cipino ce l'ha, quindi faccia pure il buon Daniele, mi fido ciecamente. Conosci Tomb Finance? È un protocollo su Phantom che sembra molto interessante, anche se non facilissimo. Allora, Tomb me l'avevate fatto vedere un po' di tempo fa. Non mi ricordo chi, ma qualcuno me l'ha shillato. Allora, share bond. Ah, cosa c'è? Anche qua il signoraggio. C'è il signoraggio, la stablecoin algoritmica, non lo so, qua ci sono dei livelli di rischio abbastanza importanti, va capito, va capito. Finché non lo si capisce è meglio starci alla larga, vi dico, perché va veramente capito. È simile ad altri, cos'è, com'è che si chiamava? Non mi ricordo, Basis Cash, qualcosa del genere. È la classica stablecoin algoritmica basata su signoraggio, ma per stare in piedi deve avere domanda, quindi domandatevi sempre a chi serve, a che cosa serve. E 8 qui, 8, 5, 12, no, cos'è che. All-in su 8, 5, 12, 24, no, dovevo dire cos'è che era, quelli di Lost, 4, 8, 12, 16, 23, 42, non me li ricordo più, vabbè. Tezos ne avete già parlato, analizzato. In realtà non lo conosco tanto Tezos, non lo sto approfondendo. Non lo sto approfondendo perché non c'è molto, vero? O sbaglio? 4, 8, 15, 16, 23, 42, esatto. Fantastico, grande Hurley, numero uno. E poi, ci faresti un'analisi su CRO? Conviene entrare ora per una card? Questa è una domanda che mi fate spesso, ma che io non capisco sinceramente, perché se è per la card, cioè a meno che non sia la card da 30.000 euro, anche da 3.500 magari, non bisognerebbe neanche chiederselo, dai, perché alla fine io credo che CRO abbia del valore. Ok, perché ormai c'è tanta di quella roba su crypto.com che ha veramente del valore, CRO. Magari non arriva a essere come BNB o come FTT, però
È un token che ha il suo, una coin che ha il suo perché, ok? Kronos Chain, tutte queste cose, tutti i servizi, il marketing, Crypto.com è un'azienda totalmente leader nel settore, quindi assolutamente una gran coin. L'unica cosa è che adesso è in vicina agli all-time high, quindi cioè, è che fare il pack per prendere la carta, cioè ti passa anche la voglia. Io sinceramente non ci starei a guardare più di tanto al prezzo, tanto poi va vincolata lì a tempo indeterminato, quindi non, ripeto, non, io non mi farei troppe pare mentali sul prezzo di Cropper quando prendere la carta. Mi spieghi come funziona il farm cake BNB su PancakeSwap? Allora, ho fatto un video dedicato a PancakeSwap con tutti gli step da fare per farmare. In sostanza, gli step sono: uno, vai, devi avere la liquidità, devi avere i token entrambi, sia cake che BNB. Due, vai a dare liquidità all'interno del pool 50-50, quindi metà cake e metà BNB in ugual valore. Ti danno in cambio il token LP, lo metti in staking e inizi a farmare cake. Quali sono i passaggi? Ti direi di andare a dare un'occhiata al video che ho fatto, così te lo spiego con più calma, perché spiegartelo adesso poi viene un po' lunga. Luke Maggiore di Vanna Marchi, ragazzi, io guarda, cioè, sono attrezzato, non è che sono l'ultimo arrivato. Tra l'altro, ragazzi, guarda, a proposito di sono attrezzato, a breve, seguitemi su... Dov'è che lo faccio? Credo su Instagram, quindi seguitemi lì, ma ci sarà un super giveaway. Guardate, sono due addirittura, due Ledger Nano X. Tra poco c'è pure il Black Friday del Ledger, quindi vi shillerò referral link senza futuro, ma nel frattempo, tra una shillata e l'altra, qualche regalino ve lo faccio anche. Quindi seguitemi e state sul pezzo. Luke, analisi di Mina, più 40% oggi, pazzesco. Ho fatto il video sui fondamentali di Mina. Che a me non fa impazzire, non mi fa impazzire Mina, a dire la verità. Mina, vediamo. Però, ma è successo qualcosa che voi sappiate? Vediamo. Vediamo un po' che cos'è successo. Mina. Dai, Mina, forza, ce la possiamo fare. Nicki Minaj, no, non c'entra niente. Mina Protocol. Eccolo. Ha una partnership per... Ah, boh, no, niente di particolare. Non lo so, non, a me non faceva impazzire Mina Protocol come fondamentali, però se vi interessa approfondirlo ci ho fatto il video, dateci un occhio. E lato grafico, vabbè, non basta, direi, questo pump per essere bullish. Non basta proprio. Poi, qualcosa su Kronos, visto che è bella fresca, dove può essere interessante mettere qualcosa. Guarda, pensavo di fare un video a breve su Kronos, con un approfondimento un po' su quello che sta arrivando. Quindi lo faremo, direi che lo faremo. Poi, ragazzi, ho una domanda. Sono nuovissimo in questo market. Cosa cambia tra comprare un perpetual oppure comprare in spot? Solo il fatto che nei perpetual posso usare la leva? No, è molto diverso il perpetual e lo spot. Lo spot compri, vendi, non succede nient'altro. Il perpetual non stai comprando il Bitcoin o la coin in questione, ma un derivato. Che è fatto per essere ancorato al prezzo del sottostante. Che vantaggi hai? I vantaggi sono che hai fee più basse nel trading dei perpetual e hai più liquidità sugli order book. Quindi uno dice wow, figa, e puoi andare in leva anche abbastanza spinta e diresti wow, figata. Però c'è un però, questo però è il funding da non trascurare, cioè ogni 8 ore o ogni ora su FTX. Tu potresti dover pagare il funding, o lo paghi o lo incassi, dipende se il prezzo del perpetual è in premium o in sconto rispetto allo spot. Se è in premium, di solito i long pagano gli short per disincentivare i long e viceversa. Quindi attenzione a questa cosa. Il perpetual è fatto per la speculazione a breve termine, non per holdarlo, perché altrimenti introduce una componente. Punto interrogativo data proprio dal funding che non sai se è con o contro di te, mentre lo spot è fatto per holdarlo, quindi la tua scelta è trading speculativo folle o holding e quindi decidi che strumento usare. Questa è un po' la differenza. Poi
Poi, c'è un minimo di B&B sotto il quale perde senso mettere B&B nei lounge wall, è tutto in percentuale, quindi non, nel senso, non è che non ha senso, ma chiaramente non ti puoi aspettare valanghe di quattrini se metti un B&B, purtroppo è così, insomma, questo è il discorso. Poi, esiste un qualcosa di simile ad Anchor su Binance Smart Chain? Sì, Venus Protocol, eccolo, è un money market di white paper, perché ha messo lì white paper, che lo clicco sempre per sbaglio. Allora, sì, va bene, vado sulla Binance Smart Chain, dove sei, qua, eccoci qua, vedi, allora tu metti a collaterale tutta sta roba, volendo, con APY, tra l'altro alcuni carini, tipo per BNB, tu hai detto BTCB, eccolo, BTCB non è un granché, però tu lo puoi collateralizzare e borroware altra roba. Purtroppo borroware tendenzialmente costa qua, non è come su Anchor, ma è la normalità, cioè non è normale che borroware ti paghino, toglietevelo dalla testa, la normalità è che borroware costa, cioè... È come se, non lo so, vai in banca, fai un mutuo per la casa e dicono ma sai cos'è? Sì, guarda, tu, noi ti diamo, ti prestiamo 100.000 euro, tu ce li restituisci in 30 anni, ma nel frattempo ogni mese ti paghiamo qualcosina in più. Però tu lo restituisci a tasso zero e noi ti paghiamo, no? Non esiste proprio. E quindi niente, questa è la situazione, però questo è simile. E si può fare il mining di VAI, tra l'altro, che è la stablecoin di Venus. Quindi potrebbe essere interessante come, diciamo, cosa da fare, depositare, collateralizzare cose, mintare VAI, cambiare VAI in un'altra stablecoin e fare cose con quella stablecoin. Secondo me questo potrebbe essere una cosa che funziona, ma se tu non vuoi, sei troppo pigro e non hai voglia di farlo, c'è Bifi che lo fa per te, perché se tu su Bifi vai sulla BSC e dov'è? Allora facciamo piattaforma Venus, c'è solo BNB, benissimo, come non detto, cioè non c'è nascondi saldi nulli, perché nascondi saldi nulli, boh, niente, io pensavo ci fosse roba, in realtà non c'è veramente una mazza, pensavo ci fosse qualche strategia di borrow, di lend più borrow, ma in realtà no, niente, volevo, però questa potrebbe essere, ecco, una cosa fattibile, che è simile ad Anchor, lateralmente. Potresti dare un occhio a Cardano USDT? Va bene, un tutorial per Nexus Protocol, pensi di farlo? Boh, ragazzi, in realtà non pensavo di farlo, ma vi potrebbe servire? Cioè, Nexus mi sembrava abbastanza semplice, no? Però magari lo facciamo. E allora, vabbè, dai, intanto andiamo a vedere Cardano, sia in BTC che in USDT. Allora, in BTC ieri ha avuto un colpo di reni, ma oggi assorbe subito, quindi vabbè, grafico abbastanza insulso, non ha neanche fatto un higher high, quindi siamo veramente sottoterra. Ada USDT, vediamo com'è con l'influenza positiva di Bitcoin. Guardate quanto è diverso il grafico, cioè questo, quando mi chiedete ma come mai analizzi le alt con BTC e non con USD, questo è il motivo. Con BTC era un grafico atroce. Con USD sembra quasi bello, ma in realtà è tutt'altro che bello il grafico di Cardano, cioè è tutto merito di BTC. Allora, comunque, contro USD abbiamo un supporto, perlomeno, che è questo. Eccolo qua, 2 dollari e 1. Si muove qualcosa. 2.1 qua, questo è il supporto. Op. Così, una roba così, boh, più o meno. E basta, questo è quanto, direi. Ma sinceramente io non entrerei, ecco, con tutta sincerità. DOT, andiamo a vedere DOT. Ha fatto il suo higher high e adesso è un attimo tornato a stornare. Tra l'altro ha bucato anche, mannaggia, ha bucato il supporto.
Non sarebbe bellissimo, se chiudessimo il settimanale qua giù. Vabbè, ancora mercoledì, ancora presto. Quindi, se si riprende e chiude il settimanale qua sopra, bene. Se continua a scendere e ci fa pure l'engulfing bearish, magari per farci lo scherzone. Ai ai ai, dot. Ai ai ai. Ciao Luca, perché su FTX metto leva per 3 e vedo nell'ordine leva per 0,58? Ho fatto il 72% shortando il perpetual di Engine, ma non vedevo. Allora ti spiego subito perché. Aspetta, andiamo su FTX e vi faccio vedere cosa significa tutto ciò. Allora andiamo su ENS folle, non so se avete visto, cioè allucinante, 80 dollari per coin, airdrop clamorosi sono stati fatti, lasciamo stare. Comunque, allora qua, che è la zona dove tu decidi il tuo destino. Allora, dov'è che è? Forse quando andiamo su Bitcoin, facciamo così che è più semplice, sul perpetual, avevamo detto. Eccola. Allora, questa è la max account leverage, quindi vuol dire leva massima, ok? Leva massima non vuol dire la leva attuale che avete. Ad esempio, se io adesso scelgo 20 per come leva, comunque io potrei anche non aprire una posizione in leva perché questa è la leva massima. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io apro una posizione long, ad esempio market, supponiamo, e apro una posizione long da 1000 dollari, il mio collaterale è 14.000 dollari al momento su FTX e quindi aprirei una posizione in leva minore di 1, perché comunque non è che vado a usare una, come dire, una quantità di USD maggiore del mio collaterale, ok? Quindi quello non è comunque operare in leva anche se ho il massimo a 20 per. Se invece mettessi 130.000 dollari di, come si dice, di posizione, allora andrei a operare in leva 10 per. Ok, questo è il discorso, è così che funziona. La leva effettiva viene decisa dal size della posizione, non dallo slider qua sotto. Lo slider qua sotto serve a dire, bene, leva massima 2 per, se tu provi a mettere 100k e hai 10k di collaterale, ti dice stai buono che stai spingendo un po' troppo. Questo è il funzionamento della leva su FTX. Poi, volevo chiederti cosa ne pensassi dei gruppi pump in generale, evitare come la peste, i pump and dump e robe del genere, peste proprio, perché ti fai solo del gran male, gli unici che ci guadagnano sono chi li organizza, tu stai tranquillo che hai più probabilità di perdere che di guadagnare, non farti tentare da ste robe davvero, stanne fuori, credimi, stanne davvero fuori. Dove posso swappare Anchor per UST su Terra Swap? Allora, vediamo. Anc per UST. Eccolo. Che cos'è questo token? Davvero. Vabbè, no, su Terra Swap. Ecco la risposta alla tua domanda. Poi, Harmony come lo vedi oggi? Andiamolo a vedere subito, subitissimo. Allora, aspettate, che nel frattempo. Allora, Harmony, tac, eccolo qua. Beh, insomma, non bellissimo a dire il vero, perché questa candela è abbastanza brutta. E quelle dopo sono un po' da inversione per il momento. Poi qua c'è una resistenza abbastanza marcata, quindi io me ne starei buono, sinceramente. Cioè abbiamo veramente un top qua con assorbimento quasi totale, candela veramente bearish questa, e follow up ribassista. Quindi, cioè, chiaramente il macro è bullish, non fraintendetemi, però al momento potrebbe magari andare a cercare un low, quindi aspettiamolo, aspettiamolo. Poi, come si scoprono cripto non listate? Guarda, io seguo i launchpad di Binance, di Bybit, le IEO di FTX, quelle su Coinlist, però non vado a cercare le gemme, ecco, io non sono un gran fan delle gemme, anzi. Allora,
Come mai il total collateral che hai a disposizione su FTX è inferiore al tuo net value del wallet? Magari perché hai già posizioni aperte? Il total collateral di solito ti tira via il margine il maintenance margin delle altre posizioni, quindi se hai già posizioni aperte magari è minore del valore totale, potrebbe essere anche quello. Magari ci sono monete impegnate da qualche parte, in lending, in staking, eccetera. Consigli su ENS? ENS, ragazzi, è appena uscito, state buoni, dai. Non andate a fiondarvi in coin appena uscite, che sono delle scommesse pure quelle. Io starei buono. Hai già parlato di Loopring? No, ragazzi, Loopring, ma che cosa è successo esattamente? Qualcuno di voi ha idea di cosa sia successo a Loopring? Perché io no. Io giuro di no. Cioè, veramente, cioè una cosa folle le ultime 2 settimane. Guardate anche il daily, cioè, boh, non lo so. Non so cosa sia successo. Se qualcuno lo sa, partner con GameStop. Ah, ma allora era vero? Voci su GameStop. Ma è confermato o no? Cioè, non capisco. Non capisco proprio. Cosa faresti con 10.000 USDT liberi da qui a gennaio? Dipende. Cioè, se sono lì liberi a marcire, li metterei su Anchor. Se invece li volessi investire, li investirei come ho allocato il mio portafoglio. Tutto lì. Poi, ma con un ledger conviene creare più indirizzi per la sicurezza? Guarda, il ledger di default, ogni ricezione ti crea un nuovo indirizzo, che per privacy è la cosa migliore. Un indirizzo dovrebbe essere monouso, cioè nel momento in cui tu fai una transazione, se vuoi il top privacy, dovresti poi crearne un altro e ricevere su quello. Cioè, indirizzi monouso, sinceramente, è il meglio del meglio. Tanto poi il seed è sempre quello, quindi. Poi vediamo. Come carico UST su Anchor partendo dal deposito di Crypto.com pagando meno fee possibili? Allora, Crypto.com ha uno spread, se non erro, dell'1% per comprare l'una. Quindi, forse la cosa migliore sarebbe bonifico. FTX, cambiare in Bitcoin, spostare su Binance, cambiare in Luna, prelevare su Terra Swap, cambiare su UST, Anchor. Correggetemi se sbaglio, se conoscete dei metodi meno costosi, ditemelo, perché sono curioso. Io di solito faccio così. Cosa? No, dov'è? Indici sul gaming, ma c'è quello sui metaversi di Index Coop, sul gaming no, in realtà. Sul gaming no, poi vediamo. Dunque, dove siamo finiti? Non è ancora ufficiale. Ok, tanto meglio. Che poi dampa tutto, no? Se lo smentì, come cos'era quella di Amazon? Cosa ne pensi di Cardano? È il solito, mi sembra veramente sopravvalutato. Smart contract, sì, magari ci sono, ma non so se qualcuno di voi ha già usato una dApp su Cardano. Io no. Yang al posto di FTX più. Yang, è vero, non ci pensavo. Anche Yang ha l'una, però ha un po' di spread pure lui, se non ricordo male. Anche lui, sì. E comunque Cardano sopravvalutato, veramente sopravvalutato. Poi, vediamo. Andresti a vedere VET BTC, volentieri. Tac, eccoci. Allora, partiamo, no, dal settimanale. Allora, potrebbe non essere malaccio. Abbiamo però un lower low leggero. Poi abbiamo recuperato i 250. Adesso stiamo andando ad attaccare i 300. L'ideale sarebbe anche romperli. Perché, cioè, sai, l'essere rientrato qui, il reclaim di questo livello, non mi rende ancora abbastanza confident da dire tac tac. Mentre se facessimo la W, potrebbe starci. Vediamo. Vediamo, vediamo. Dunque, vediamo altre domande. Non riesco a verificare l'indirizzo su Binance. Ragazzi, non so cosa dirvi. Sono quelli i documenti che ci vogliono. Se metto in staking sul launchpad di Binance per il token del Manchester City,
Poi me li conto uguale per quelli del porto. Sì, perché i token nell'Launch Pool contano nella media dei BNB posseduti, quindi assolutamente sì. Assolutamente sì. Farai una live sul tema tassazione, un'altra, ma sì, dai, chiamiamo il nostro Carlo Alberto di nuovo, lo scomodiamo e facciamo un'altra live. Bene. Cadena, ragazzi, io su Cadena ci volevo fare un video. Cadena KDA. Ma a me sapete che non fa impazzire. Ve lo dico sinceramente. So che il grafico è folle, l'ho notato anch'io questo, e per quello volevo farci il video. Però ho guardato, ho detto, boh, ma cioè non capisco perché sta FOMO, non la capisco proprio. Magari sono i miner che lo stanno, non lo so, non capisco. Non mi ha fatto una bellissima impressione a primo acchito. Ho anche un po' di appunti, guardate, faccio vedere. Qua, mi ero fatto tutti i miei appunti su Cadena, eccoli. Cadena, tac. Col suo linguaggio PACT, Chainweb, Kuro, i layer 2 privati, il proof of work con multi, cioè carine le idee, ma nella pratica poi non c'è molto. Quello è il mio primo metro di giudizio, quindi mi ha un po', ma un attimino scosso. Comunque adesso è il momento di bellissimo, ecco, io ho una scrittura atroce veramente e il mio taccuino lo so che lo apprezzate. Lo farò l'NFT e lo venderò. No, allora andiamo a vedere due grafici, così poi siamo sul pezzo. Allora, Bitcoin oggi ha fatto il suo bello all time high, quindi abbiamo in realtà all time high non troppo vigoroso, è quello il punto. Cioè non c'è FOMO, manca la FOMO. Nonostante tutto, e comunque stiamo avendo sempre più conferme sopra i massimi che rafforza lo scenario e indebolisce quello di fake out, ok? Che è il nostro cattivo, il cattivone, no? Adesso il fake out. Quindi più rimaniamo qui e meglio è, più si rafforza anzi la possibilità di entry, ad esempio, da queste parti. 64.500 al momento è un buon entry perché contiene lo sweep di questi low e anche un livello di supporto sul settimanale. Quindi al momento, oh no, non è sul settimanale, stavo scherzando, dov'è? È sul daily, ok, sul daily vecchio. Quello sul settimanale è più giù, in verità, sì, è qua a 61.000, è il clusterino qua giù, vabbè. Comunque niente, non sul settimanale ma sul daily. Bene, tutto bello, ma appunto dobbiamo aspettare di vedere come ci comportiamo. Cioè, se funziona questo, benissimo, altrimenti si potrebbe anche scalare fin qua giù il ritracciamento e poi stoppare in caso di chiusura qua sotto e reiterare al supporto sottostante. Questo potrebbe essere un setup interessante al momento. Cioè, il più immediato è qui. Se andiamo a chiudere tipo qua sotto, possiamo arrivare anche fin qui, usando quindi una sorta di range come nuovo setup, e se però chiudiamo sotto al range ci salutiamo. Perché, cioè, altrimenti si potrebbe allungare anche l'accumulazione, ma diventa una cosa un po' impegnativa. Cioè, forse a sto punto, se usciamo da qua, visto che parliamo di trading, potrebbe convenire aspettare il reclaim e ripartire da lì. Che altrimenti diventa un po' una corsa a ribasso. Ethereum, siamo sempre nel range, non cambia nulla, movimenti abbastanza insignificanti, vediamo sul settimanale, cozzato contro la resistenza, sì, cioè finché non usciamo da sto benedetto range, arranchiamo, facciamo fatica, cioè ci vuole tempo, ci vuole ancora tempo, mi sa. Per il resto andiamo a vedere un po' di cardini tipo la dominance, cosa ci combina. Dominance di Bitcoin è un attimino ritornata a spingere, vedete, però siamo ancora direi in downtrend. Cioè non abbiamo ancora invertito di fatto. Anche le medie mobili sì, le stiamo attaccando, ma per me questo è ancora un downtrend. Quindi stiamo a vedere. Setup sulle altcoin sì o no? Questa è una bella domanda, ci stavo riflettendo ora. Secondo me potrebbe avere senso, ma senza esagerare. Perché adesso è un po', cioè sì, eravamo in downtrend, con questi singhiozzi siamo andati a riprendere le medie mobili e quindi c'è un po' il rischio di ritornare a fare un periodo
così rialzista sulla dominance, quindi prosciugando le alt. Però ce ne sono alcune, ad esempio, beh, Luna è devastante, ha rimbalzato in maniera chirurgica sul supporto, ecco, questo era un buon setup per dirne uno. Altri buoni setup, dunque vediamo Solana, che è un'altra che ultimamente spinge abbastanza. Solana, volendo, potrebbe essere in un entry, però anche qua, cioè, pelino forzata come entry, eh? Abbiamo fatto un double top, adesso stiamo rimbalzando, sì, c'è un po' questa zona. C'è un po' questa zona che potrebbe essere un'area trampolino, ma non lo so, non, ci sono dei volumi un po' fiacchi, non mi convince granché, sinceramente. Poi non lo so, non, manca quel po' di pepe in più, ecco, sulla price action. La total market cap chiaramente è, immagino, in all time high, ovvio, ormai è veramente una linea retta ascendente. E ragazzi, che dire, io con questo direi che ci possiamo salutare perché abbiamo un po' visto tutto, abbiamo visto, ah, finalmente anche Shiba dampa, o no? Shiba si spegne un attimino, dai, via, via FOMO, stiamo un po' sulla roba che vale, dai, non facciamoci prendere dalle shitcoin. Che dire, protagonista Bitcoin, c'è poco da fare, ma come sempre quando si paventano nuovi all time high. Non c'è tanto più da giocare sulle alt, ma conviene divertirsi di più su Bitcoin, stare a vedere come si posiziona e poi eventualmente andare a ragionare su, come dire, sul resto, se Bitcoin un attimino si inquadra meglio e magari lateralizza. Amici, benissimo, domani sul pezzissimo perché arriva il video sull'analisi on-chain, come si fa, come funziona, migliori tool, bla 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 bla. E nel frattempo vi saluto e noi ci rivediamo come al solito venerdì sul pezzo come sempre. Bene amici, grazie per avermi seguito, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!